Bene, buongiorno a tutti e a tutti. Direi che possiamo iniziare i lavori di oggi. E apriamo i lavori quindi della commissione, della quarta commissione consiliare. Abbiamo come primo punto in approvazione il verbale numero 28 del 2020 che si riterrà approvato al termine della seduta odierna. Oggi abbiamo un'udienza conoscitiva richiesta dalla consigliera Montera e da me, in merito allo stato dei lavori dei progetti del cosiddetto bando periferie del quartiere San Donato San Vitale. Ringrazio della presenza l'assessora Orioli che ci raggiungerà alle 9:30. Abbiamo già collegato l'assessora Geri, l'ingegner Faustini, responsabile edilizia d'ambito urbano storico e monumentali, il presidente del quartiere Simone Borsari, Annalisa Facchini dell'Agenzia di Sviluppo Pilastro, la direttrice. Poi abbiamo varie associazioni e realtà del territorio, per Dom Laminare e Bruna Gambarelli, poi abbiamo la presidente dell'associazione Zanor Attiva Maria Cristina Gnudi, associazione AS di Atlas Riccardo Pellegrino, associazione Senza il Banco Vittoria Affatato, Mastro Pilastro Tiziana Azzullo, Lega Ambiente Marco Sebastiano, del Blog Pilastro Claudia Boattini, Box Le Torri Patrizia Cesari, Teletorre Alessandro Busi, del Circolo della Fattoria il presidente Simone Borsari, Simone Spattaro, scusatemi, e dell'Hauser Territoriale Luigi Pasquali. Farei così: darei la parola alla consigliera Montera per la trattazione dell'udienza. Poi farei fare diciamo, il punto agli assessori e ai tecnici, così facciamo un po', diciamo, lo stato dell'arte della situazione, poi dopo facciamo intervenire gli ospiti e a seguire, chiaramente, apriamo il dibattito con i colleghi. Quindi, prego, consigliera Montera. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie Presidente per aver messo a calendario questa udienza di cui ritengo ci fosse bisogno per fare il punto sui lavori importanti che riguardano, in questo caso abbiamo detto facendo un focus specifico agli interventi presso il quartiere Pilastro, ma sappiamo che il pacchetto complessivo prevede appunto interventi anche nell'area che poi riguarda la sede della parte della sede della Cineteca di Bologna per il restauro e il famoso quartiere parcheggio Giurolo da diciamo valorizzare. E ringrazio il Presidente anche per aver voluto sottoscrivere questa udienza con me. Devo dire che è già un po' di tempo che ecco, io magari spengo la telecamera se non mi dispiace, in modo da avere una maggiore ricezione e economia di rete. Ecco, allora dicevo, 18 milioni di euro che sul bando periferie sono state concesse al Comune di Bologna, che ovviamente si è candidato ancora nel 2016, quando il DPCM che riguardava proprio l'approvazione del bando per la presentazione dei progetti di riqualificazione urbana e di sicurezza delle periferie nelle città metropolitane, il che è fondamentale. Dicevo, la candidatura di Bologna ha avuto una risposta importante attraverso il riconoscimento di questi 18 milioni di euro, 10 dei quali sono stati destinati per lavori di rifunzionalizzazione, di manutenzione, di miglioramento del decoro urbano in una serie di spazi che stanno proprio dentro l'area del Pilastro. E voi, molti di voi sanno che si tratta di interventi importanti come quelli di riqualificazione della Biblioteca Spina, il lotto 2 di cui si parla, che è quello della riqualificazione della Casa Gialla, la nuova caserma dei Carabinieri del Pilastro, di cui tanto si parla, perché tanto si parla in maniera anche, io direi a sproposito, del tema della sicurezza nell'area del Pilastro. E quindi diciamo un focus particolare sulla caserma è stato messo da tutti, insomma, dagli amministratori e anche da tutte le associazioni e i cittadini di quel territorio.
Approfitto per ringraziare, scusate, mi ero dimenticata, ma non è marginale, certamente, tutte le associazioni e le persone presenti. E dicevo, la nuova caserma dei carabinieri, gli orti urbani di Via Salgari, stiamo parlando ovviamente dell'area ortiva più estesa di Bologna, e poi la casa podere di Via Fantoni e poi quella parte che riguarda la fermata del servizio ferroviario metropolitano in Roveri. E una parte di connessioni ciclabili e vabbè, dicevamo l'ex parcheggio Giuriolo. Ora, siccome sono interventi davvero strategici per il significato che hanno rispetto a una scelta che l'amministrazione comunale ha fatto ancora nella presentazione del programma di mandato nel 2016, dove appunto il tema di riconnettere le periferie al centro e di mettere al centro le periferie. Ricordo bene che anche nella campagna elettorale avevamo molto usato questo slogan, che non voleva essere uno slogan, ma voleva in realtà rappresentare l'importanza che per l'amministrazione comunale aveva cercare di rendere le periferie spazi più vivibili, non solo sul piano del decoro, ma anche proprio spazi che avessero una centralità di tipo sociale e culturale, che potessero rappresentare anche un modello di interventi per una maggiore coesione sociale e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. E noi sappiamo che si sono accumulati dei ritardi, quindi oggi fare il punto rispetto allo stato di tutti i lavori è fondamentale. Ringrazio per questo l'assessora Aurioli e l'assessora Geri che è già presente. E ci interessa capire, a me interessa molto capire anche dico, al sottoscrittore insieme a me, Presidente Vinicio Zanetti, qual è proprio lo stato dell'arte complessivo? Abbiamo visto che la Casa Gialla, per fare un esempio, ha proceduto in maniera anche svelta e dinamica. Sappiamo che c'è stato bisogno di fare un progetto, diciamo, ulteriore per liberare l'area della dove dovrà nascere la caserma dei carabinieri da residui bellici e quindi questo ovviamente ha prodotto dei ritardi e per fortuna insomma che su questo si è fatto il lavoro che si doveva fare. E, è interessante capire le tappe quando arriveremo al completamento dei lavori e poi cogliere l'occasione per coinvolgere tutto il mondo associativo e del volontariato presente in quell'area e interagire, interloquire con loro per dare un quadro di insieme, cosa che io trovo fondamentale. Mi sono dimenticata, ma è perché è un compagno di viaggio permanente, di ringraziare ovviamente anche il presidente Borsari, che è sempre molto presente e che su questo ha sicuramente tutte le informazioni che servono per procedere nell'obiettivo dichiarato e perseguito, che è quello di riqualificare quest'area. Io mi fermo qui, Presidente, tanto poi il resto spero che si possa e si debba anche approfondire nel corso anche degli interventi di altri. Grazie. Bene, grazie consigliera. Volevo solo chiedere ai nostri ospiti se possono tenere spente sia il microfono che la telecamera quando poi darò la parola, ovviamente accendono il microfono e nel caso se vogliono poi accendono anche la videocamera. Grazie. A questo punto farei intervenire, come dicevo prima, grazie per la telecamera, non so se tutti mi sentite. Vi chiedo di tenerla spenta. Grazie. E dare la parola all'assessore Geri e all'ingegnere Faustini, direi. Tanto prego, assessora. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, un saluto particolare insomma, a tutte le associazioni presenti, alle realtà variamente associate del progetto Pilastro che hanno partecipato a questa bellissima scommessa, un saluto al Presidente Borsari. Guardate, se voi siete d'accordo, visto che siamo veramente moltissimi, vorrei anche sentire un'udienza conoscitiva ed è molto utile anche per me, per i nostri tecnici, ascoltare le sollecitazioni e le domande che provengono dalle associazioni. Io, se sei d'accordo, Presidente, lascerei immediatamente la parola per fare il punto
sull'andamento dei lavori e a che punto siamo dell'iter di realizzazione. Dopodiché, ovviamente, io rimango qua assolutamente fino alla fine, sono disponibilissima poi a intervenire per sollecitazioni, richieste, approfondimenti di qualsiasi tipo. Ecco, abbreviamo un po' i tempi se Presidente sei d'accordo. Benissimo, certo. Intanto chiedo a Maria Cristina Gnudi e alla Ciamoruca Associazione se possono spegnere la videocamera, grazie. Prego Faustini. Bene, buongiorno a tutti. Allora, cerchiamo di fare il punto su. Mi sentite? Mi Sì, sentite? prego, prego, architetto, prego. Perfetto, grazie. Allora, vediamo di fare il punto su tutti i lavori del progetto Periferie. Se siete d'accordo, condividerei delle slide sui cantieri che sono in corso. E poi nelle slide vedete i lavori e anche le date e gli importi. E poi vi dico i lavori invece che sono conclusi, che sono già diversi. Eccoci, perfetto. Allora, presenta ora. Lo vedete? Ecco, perfetto. Allora, questo stiamo parlando della Casa Gialla, che era l'intervento di cui si parlava prima. Lo stato d'avanzamento dei lavori è circa al 40%, come vedete sono già stati fatti dei lavori sul consolidamento dei solai e sul consolidamento delle murature, sia interne che esterne. Sono già stati fatti degli stati d'avanzamento maggiori. Ovviamente durante il periodo di lockdown abbiamo dovuto interrompere le lavorazioni ed è stata fatta una sospensione dei lavori dall'11 marzo fino al 4 maggio. La previsione di conclusione è entro l'anno, probabilmente non rispetteremo proprio questi tempi, visto appunto la sospensione che abbiamo dovuto fare. Comunque diciamo che all'inizio del 2021 questi lavori dovrebbero essere conclusi. Questo invece è il cantiere del parcheggio Giuriolo. In questo caso per il parcheggio Giuriolo il contratto è stato firmato durante il periodo del lockdown e quindi in questo caso non abbiamo fatto sospensioni dei lavori perché i lavori sono stati avviati praticamente alla conclusione del lockdown. Come vedete, i lavori sono infatti appena avviati, siamo al 7% delle lavorazioni, sono stati eseguiti gli scavi, dobbiamo fare appunto abbassare praticamente la quota del solaio e quindi stanno facendo i primi lavori di sbancamento, demolizioni e di consolidamento della parte perimetrale della muratura. Questa è la caserma dei carabinieri. Come si diceva, all'inizio del 2020 era stata fatta la verifica bellica e quindi ha avuto il parere, l'ok da parte appunto delle forze armate e ha avuto l'ok anche da parte delle forze dei carabinieri. I lavori hanno avuto inizio praticamente subito dopo il lockdown. In questo caso, come potete vedere, è stato fatto lo scavo per le fondazioni e siamo già arrivati alla platea delle fondazioni, al piano terra e stanno proseguendo con i pilastri per arrivare al primo piano. In questo caso la durata del cantiere è di circa un anno e mezzo e quindi si prevede la fine dei lavori più o meno tra un anno, a ottobre del 2021. L'importo dei lavori è di 1.855.000 euro, quindi
L'importo è considerevole, l'intervento della caserma. La caserma è un progetto che prevede sia la caserma che la residenza per alcuni membri appunto delle forze armate. Sì, il progetto è sviluppato in una parte piano terra dove c'è la residenza su due piani. Questo è il podere Casa Fantoni, qui l'avanzamento dei lavori è circa il 30%. Anche in questo caso è stato fatto una interruzione dei lavori il 19 marzo e i lavori sono stati ripresi il 6 maggio a seguito del lockdown, quindi anche in questo caso abbiamo dovuto interrompere i lavori per 2 mesi. Sono già stati fatti dei lavori di consolidamento dei solai. La previsione di fine lavori è aprile 2021, ma anche in questo caso sicuramente i lavori slitteranno di un paio di mesi, vista l'interruzione che abbiamo dovuto concedere, ovviamente. Qui abbiamo delle immagini sugli orti urbani di Via Salgari. In questo caso, appunto, l'avanzamento dei lavori è circa il 25%. Sono già state fatte delle vasche e quindi sono già stati fatti alcuni getti per la costruzione di alcuni ricoveri attrezzi, è già stata fatta gli scavi per tutte le infrastrutture sotterranee. In questo caso l'importo dei lavori è di 1 milione e 2 ed è prevista la fine dei lavori ad agosto 2021. Anche in questo caso abbiamo dovuto sospendere i lavori per circa 2 mesi, dal 16 marzo al 4 maggio, però insomma la ditta sta lavorando abbastanza bene, per cui siamo fiduciosi anche di poter recuperare i tempi. Per quanto riguarda gli altri cantieri, allora, la biblioteca Luigi Spina è conclusa, i lavori sono conclusi e dobbiamo avviare il servizio di fornitura degli arredi. Mentre sono conclusi anche tutti gli interventi che riguardano le parti, diciamo così, gli interventi di carattere di viabilità, ovvero è stato concluso l'intervento sulla fermata alle Roveri, stanno redigendo adesso il collaudo. L'intervento che riguarda il corridoio cicloortivo in via delle Bisce, anche quello è concluso, e stanno adesso iniziando le procedure per la regolare esecuzione del collaudo. Mentre le connessioni ciclabili sempre in zona Rovere, il cantiere è ancora in essere, ma è in via di conclusione. Devono ancora essere avviati gli interventi di fornitura degli arredi della biblioteca. In questo caso abbiamo chiesto al Ministero un rinvio delle date, perché ovviamente era necessario concludere i lavori alla biblioteca. Noi eseguiamo sempre un monitoraggio costante al Ministero, facciamo un monitoraggio ogni 6 mesi e l'ultimo monitoraggio è datato giugno 2020. In questo caso ovviamente abbiamo diciamo, rendicontato al Ministero
tutti gli stati d'avanzamento lavori e abbiamo ovviamente rendicontato tutte le sospensioni che siamo stati costretti a concedere nel periodo di febbraio, marzo e aprile. Direi che siamo a buon punto, se consideriamo le sospensioni fatte, stiamo rispettando i tempi anche con le richieste di rimodulazione, di rinvio, insomma, alcune richieste che avevamo fatto, per cui, insomma, direi che siamo fiduciosi sulla conclusione il prossimo anno praticamente di tutti gli interventi che avevamo previsto, ecco. Io con questo chiuderei, poi se avete domande, ovviamente non le ho seguite tutte io, comunque cerco di darvi le risposte. Benissimo, grazie architetto. Allora a questo punto intanto salutiamo anche l'assessore Arioli che ci ha raggiunti e intanto chiedevo agli assessori se volevano aggiungere qualcosa adesso, altrimenti direi che possiamo passare ai nostri ospiti. E quindi sì, ecco, chiedo agli ospiti chi vuole intervenire, magari lo può scrivere in chat oppure posso seguire l'ordine che ho qui. Agenzia di sviluppo Pilastro, la direttrice Annalisa Faccini, se vuole dire qualcosa, se è connessa, ma penso di sì. Forse no. Poi dovremmo avere Bruna Gambarelli del DOM Laminare Pilastro, Teatro DOM Laminare, scusatemi. Se è connessa. Al momento no. Poi abbiamo la presidente degli Orti Ortì, dell'Associazione degli Orti, Maria Cristina Gnudi, la vedo connessa. Non so se voleva dire qualcosa, vuole intervenire. Sembra di no. Procedo. ASD Atlas, Riccardo Pellegrino. Vittoria Affattato dell'Associazione Senza il Banco. Tiziana Zullo del Mastro Pilastro, Lega Ambiente, Marco Sebastiano. Poi abbiamo Claudia Boattini, Block Pilastro. Patrizia Cesari, Box Le Torri, chiedo sempre se qualcuno vuole intervenire, poi lo può segnare in chat o attivare il microfono. Alessandro Busi di Teletorre, Simone Spattaro, se vuole intervenire, il presidente della Circola Fattoria. E poi abbiamo Luigi Pasquali, Hauser Territoriale, però al momento mi sembra che non ci siano richieste di interventi. A questo punto aprirei il dibattito tra i consiglieri. Io vorrei intervenire, bene. Pronti? Allora, Matteo Pisani, prego. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Lei Perfetto. è? Matteo Pisani della comunità Papa Giovanni XXIII, casa famiglia sul Ok, non l'avevamo territorio. inserita, forse non aveva risposto, ma non c'è problema, Ha prego. inserito mia moglie che ha degli altri impegni, quindi sto Benissimo. partecipando io. Prego, Perfetto. buongiorno. Buongiorno. No, io volevo solo chiedere se era possibile spendere due parole. In via Pirandello, di fronte alle scuole elementari, alle scuole medie, hanno fatto dei lavori in questo periodo con una ciclabile anche stata disegnata per terra, con delle strisce bianche contigue al marciapiede, non sul marciapiede, ma di fianco al marciapiede, cosa sicuramente utile, una ciclabile, in quanto vari bimbi vanno a scuola con. Noi abbiamo sei bimbi col settimo in arrivo, quindi so di cosa stiamo parlando. Vari bimbi usano la bici per andare a scuola. Il problema è che è stata fatta questa ciclabile disegnando delle strisce bianche tratteggiate sul manto stradale, non sul marciapiede, cosa che rende assolutamente molto pericoloso da usare con i bimbi, perché basta una macchina che sbandi, un bimbo che cada e vanno giù in strada sotto le macchine, senza contare il fatto che le macchine vi parcheggiano sopra.
quindi in divieto o occupandola completamente, e anche quando sono all'interno delle aree delimitate del parcheggio, comunque o si fa un parcheggio di estrema precisione oppure vanno a essere sulla ciclabile. Risultato, nessuno usa la ciclabile, ma tutti vanno sul marciapiede, con anche i vigili che spesso vanno a dire qualcosa, perché a volte c'è la municipale che permette l'attraversamento dei bambini sulle strisce pedonali, e quindi questa cosa qua. Seconda cosa, volevo sollecitare, so che comunque il presidente di quartiere ha conoscenza di questa cosa, però sollecitare, perché ormai sono 2 o 3 anni che la chiediamo come genitori, l'installazione delle rastrelliere delle biciclette nelle scuole, perché ad oggi bisogna legarle fuori dalla scuola, perché dentro non si può. E basta, tutto qua, queste 2 cose. Quindi, però attualmente mi dispiace, appena sono finiti i lavori, non si riescono a utilizzare quella ciclabile che è stata fatta. Se volete, ho fatto un sacco di foto in questo periodo, ma non so. Allora, intanto la ringraziamo. Sì, oggi diciamo l'argomento, il focus è su un altro argomento, adesso che riguarda il pilastro, ma stiamo trattando, diciamo, i progetti del bando periferie. Non a caso, infatti, abbiamo, diciamo, l'assessore Ageri, l'assessore Orioli, quindi diciamo non si occupano prettamente di mobilità, quindi diciamo di altre di questioni che lei pone. Ecco, diciamo, se poi vogliono rispondere gli assessori tecnici, ci mancherebbe, però, diciamo, il focus oggi è su un altro argomento. E, questo per chiarezza, insomma. E, intanto chiedo se vi sono altri che intendono intervenire. Annalisa Faccini forse voleva aggiungere qualcosa visto che si è collegata. Però no. E, va bene, allora chiedo se vi sono interventi da parte di appunto ospiti esterni oppure i consiglieri comunali. Non c'è nessuno che deve intervenire. Sento dei rumori. Vedo YouTube, ho ricevuto il link e metto ora. Faccini, la vediamo. Se vuole dire qualcosa, assolutamente può attaccare il microfono e la ascoltiamo. Salve, in realtà è stato un po' complicato seguire puntualmente la connessione su YouTube, quindi ho avuto la possibilità di ascoltare l'illustrazione di Manuela Faustini che rappresentava appunto lo stato dei lavori, in particolare per l'agenzia sono interessanti quelli di Via Fantoni. Credo che complessivamente il tema dell'agenzia sia in questo momento possa trovare un momento di ripresa anche dopo mesi e dopo anni un po' di difficoltà, anche perché sono attivi da ottobre, sostanzialmente da ottobre si attiverà il servizio legato all'8-11 del bando periferie, quindi saranno a disposizione risorse che sono ovviamente risorse che ha il quartiere in primis, ma che verranno messe in rete anche con l'attività dell'agenzia per riuscire proprio anche a rilanciare una progettazione che trovi pronto, insomma, un progetto anche attuativo nel momento in cui i lavori di Via Fantoni saranno terminati. In questo modo forse si riuscirà a creare anche un'armonizzazione in un'attività che riguarda quel podere che in questo momento sta prendendo rilancio, ripeto appunto anche grazie alle risorse che saranno messe a disposizione dal bando periferie che dovrebbe trovare avvio in questi giorni. Ci vediamo lunedì come primo incontro con i soggetti, col quartiere, i soggetti che hanno con l'ATIC che realizzerà poi gli interventi che sono stati a lei affidati. Mi fermerei qui. Grazie. Altri che intendono intervenire? Se qualcuno vuole intervenire. Maria Cristina Gnudi? Sì, grazie, Buongiorno, signora, buongiorno. prego. Ecco, niente, sono l'attuale presidente della, dell'associazione
dell'Associazione Orti di Via Salgari. Niente, vorrei soltanto, fra l'altro ho cominciato un po' tardi perché ho avuto dei problemi, cioè a seguire la conferenza perché ho avuto dei problemi tecnici, diciamo. Però ho ascoltato la relazione dell'architetto Faustini e niente, l'unica cosa che posso dire è che gli ortolani, i soci, lamentano la scarsità di informazioni circa l'avanzamento dei lavori, perché in realtà è già un anno che noi siamo a secco, diciamo così. E quindi credo che si dovrebbe trovare un modo per comunicare con maggior frequenza quello che sta succedendo. E poi un'altra cosa che invece sento io di dover dire dal mio punto di vista, e che forse era inevitabile, la strage di piante, di alberi, che è stata fatta per consentire i lavori, insomma. E quindi niente, non ho altro da dire in questo momento. Saluto tutti, ringrazio. Grazie. Altri che intendono intervenire? Dopo, signora, si può anche spegnere la Sì, telecamera? grazie, sto No, facendo. ho visto che ha. Ho Ho qualche problema, è la prima visto, volta. no, mi era chiaro, grazie. Grazie. E niente, io. Stamattina va un po' così. Allora, chiedo se vi sono altri interventi. Se qualcuno vuole intervenire, può scriverlo in chat oppure ovviamente attiva il microfono, gli diamo la parola. Anche i colleghi consiglieri, chiaramente. Consigliera Montera, prego. Presidente, no, intervengo solo per dire questo, siccome non è usuale che i nostri ospiti in genere tacciano, nel senso che c'è sempre una spinta, quantomeno a voler approfondire o a voler anche rappresentare questioni, problematiche, piuttosto che anche soddisfazione, deduco, ma lo dico senza ironia, che il silenzio delle associazioni mostra che i lavori che l'amministrazione sta portando avanti sono apprezzati e anche una serie di ritardi che comunque si sono accumulati. Questo perché sappiamo bene che i lavori pubblici sono sempre complessi e figli di una serie di inciampi di tipo burocratico-amministrativo che sono abbastanza ineludibili, però alcuni ritardi si erano accumulati a prescindere, credo, dal lockdown, tant'è che in altre occasioni io avevo chiesto, ma solo per capire e non per evidentemente criticare, avevo chiesto a che punto eravamo, anche in un rapporto diretto con l'architetta Faustini, con l'ingegnera Faustini. E quindi io accolgo positivamente questo fatto perché avendo dato anche una deadline di fine lavori da parte dell'ingegnera Faustini, che tutti dovrebbero al peggio, diciamo, essere esauriti nell'agosto. Mi viene da dire agosto, settembre al massimo il 2021, questa è una bella prospettiva, no? E quindi presumo che questo sia e chiedo al mondo associativo presente di esprimere in tutta tranquillità quali sono eventualmente le preoccupazioni, ma anche le soddisfazioni, perché è un modo, visto che noi abbiamo voluto convocare il mondo che ruota attorno alla vita attiva del quartiere, è un modo anche per capire. Grazie. Ok, grazie. Allora, dunque, Negroni vuole intervenire? Sì, chi è? Perché non l'ho in convocazione, ma probabilmente. Intanto prego, se vi potete presentare. Attivando il microfono, sì, esatto. Non possiamo farlo da qua.
Vabbè, intanto che tentate di accendere il microfono, do la parola al presidente Spataro. Prego, Simone Spataro. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per aver indetto questa seduta che penso possa essere arricchire tutti quanti sul lavoro che l'amministrazione in questi anni ha fatto sul pilastro, che sono lavori ingenti e sono lavori importanti. La valutazione che do è una valutazione sostanzialmente positiva, che va incontro a una risposta relativa ai bisogni manifestati da molto tempo dai cittadini del territorio, per cui insomma c'è un apprezzamento. Io penso che in questi anni l'amministrazione tutta, sia il Consiglio Comunale che l'amministrazione tutta, in quanto giunta, abbia veramente in un qualche modo mostrato particolare attenzione. Ringrazio il presidente Simone Borsari per il lavoro che poi ha svolto e che svolge quotidianamente sul territorio. Questi lavori, appunto, rispondono a delle domande che sono state poste negli anni, ormai da più o meno 15 anni, per cui si arriva a conclusione di un percorso. La valutazione che si dà è che il pilastro è profondamente cambiato. Ci sono ancora alcuni temi irrisolti e che, visto che c'è l'assessore Geri, sarebbe interessante che un approfondimento, ad esempio, su tutto il tema dei negozi Acer, che sono nella parte storica del pilastro, su cui ancora non si riesce a in un qualche modo a sbloccare quelli che sono delle situazioni di potenziale degrado, nel senso che quei negozi lì che potrebbero essere rimessi a disposizione del territorio, ma anche di imprese che in un qualche modo possono venire a investire sul pilastro, risultano ancora poco appetibili sia per i costi sia perché probabilmente necessitano di interventi strutturali. E il pilastro ha bisogno di essere riattivato profondamente. Qui, come dire, metto anche in discussione il ruolo che ogni associazione fa sul territorio. La cosa di cui ci rendiamo conto come circolo è che è molto più facile coinvolgere sul nostro territorio persone che vengono da fuori, che quindi vengono a scoprire quali sono le positività del territorio, quindi ad esempio le positività che lanciasi al circolo con la fattoria urbana, ma anche con le attività che facciamo quotidianamente all'interno degli spazi in convenzione, piuttosto che il DOM, piuttosto che altre realtà che sono attive sul territorio. Ed è evidente che è più facile coinvolgere, quindi far venire persone dall'esterno, piuttosto che ingaggiare i cittadini, che sono una composizione estremamente variegata, nel senso che, appunto, come dicevo prima, è un territorio che è mutato considerevolmente nel tempo. Dall'altra parte c'è anche una parte di cittadini storici che fanno sempre più fatica ad uscire e su cui bisognerà trovare insieme, al quartiere soprattutto, una modalità per poterli ingaggiare. Io penso che le progettualità che sono state avviate vadano in questa direzione. Non so quale sforzo ulteriore potremmo fare, dovremmo fare per provare a rianimare anche il territorio, soprattutto la parte centrale. Noi come Circolo La Fattoria siamo sulla via Pirandello, per cui è evidente che siamo all'ingresso del pilastro o all'esterno del pilastro, ma è evidente che in un qualche modo la domanda che ci poniamo quotidianamente è come riuscire a ricoinvolgere quel pezzo di territorio. Io per adesso la chiuderei qua, vedo molta timidezza e di solito le associazioni non lo sono del pilastro, per cui e anch'io ho avuto qualche perplessità se intervenire, però ritengo che il contributo, come diceva la consigliera Montera, che ringrazio, e il consigliere Zanetti che ha indetto l'incontro, penso che ci siano ancora tante storie da raccontare e tante cose da dire. Mi taccio. Allora, tanto grazie. Dunque, allora, Pasquale Bertone scrive: non riesco ad attivare il microfono. Non credo ci sia riuscito. Quindi purtroppo al momento non ho mezzi per poterle, quindi per poterla fare intervenire, ma vediamo nel corso della seduta. Poi Marco Sebastiano, prego. Legambiente all'Arboreto, giusto? Oggi giornata
Vedo che non va nulla. Marco Sebastiano, chiedo se non riesce anche lui a attivare il microfono, che aveva chiesto di intervenire. No, vedo il microfono attivo, ma non la sentiamo. Non sentiamo nulla, o almeno io non sento nulla. Vorrei intervenire, sì. Volevo capire un attimo, Marco Sebastiano, se riuscivamo a farlo intervenire, ma vedo che questa mattina è una commissione un po' così. Va bene, Marco Sebastiano, non riusciamo a farla intervenire, non so, forse non va al suo microfono, però non si sente niente, vedo che comunque è attivo. Intanto, in attesa che provi a risolvere i problemi del PC o del computer, esatto, grazie. Patrizia Cesari, prego. Box le torri. Patrizia Cesari? Niente, questa mattina proprio non, scusatemi se sorrido, ma di solito tutto funzionava al meglio, quindi sono un po' in imbarazzo, ecco. Marco Sebastiano lo riammettiamo. Patrizia Cesari, mi sembra che non riesca neanche lei ad attivare. Niente, oggi Marco Sebastiano, riproviamo. Mi sentite? Sì? Oh, ecco, Eccoci, ce l'abbiamo prego. fatta. Buongiorno a tutti, sì, sono Marco Sebastiano, presidente di Legambiente Arboreto. Diciamo che questa udienza di oggi è stata molto utile per capire un attimo lo stato dell'arte e avere anche un quadro più dettagliato degli interventi che si stanno realizzando al Pilastro. In particolare, prendendo anche un po' le sollecitazioni di Simone Spataro, ci tenevo a sottolineare che nei prossimi mesi proveremo, come dire, a occuparci un po' delle infrastrutture immateriali, no? Animando la casa di quartiere al Parco dell'Arboreto. Stiamo definendo insieme al quartiere e al presidente la convenzione, quindi diciamo, cercheremo un po' anche di dare una risposta al coinvolgimento dei cittadini dei locali, ecco, provando ad animare un po' quella parte di quartiere che chiaramente è anche un luogo di pregio, visto anche il valore naturalistico del parco. Quindi cerchiamo di dare anche come contributo associativo un supporto per questo tipo di aspetto. Quindi non guardare soltanto alle importanti infrastrutture che si stanno realizzando, che ovviamente contribuiranno a migliorare la qualità della vita al Pilastro, ma anche cercare di migliorare la qualità delle relazioni. Ecco, semplicemente questo. Quindi avremo modo di confrontarci anche nei prossimi mesi sulle attività che faremo. Solo questo. Grazie. Riproverei con Patrizia Cesari. Non so se riesce a attivare il microfono. No, mi sembra che le persone che volevano intervenire purtroppo non riescono ad attivare il microfono. Posso consigliare alle persone di uscire e rientrare in commissione, però magari hanno delle impostazioni del computer con i microfoni disattivati, può essere che sia quello anche il motivo. Intanto procediamo, chiedo se vorrà intervenire. Vittoria Fatato, prego. Spero che il mio microfono Sì, funzioni. signora, va bene, Ok. prego, buongiorno. Buongiorno. Vittoria Fatato, noi siamo dei neo arrivati, nel senso che arriviamo nella casa di quartiere Pilastro in via Dino Campana, per cui per noi ovviamente era molto utile conoscere il tema dell'avanzamento dei lavori. Mi unisco ai colleghi. Spataro e Sebastiano di Legambiente, perché ovviamente quello che noi possiamo fare in questo momento è rendere l'attesa della conclusione dei lavori qualcosa di più che vada a costruire più relazioni sicuramente sul territorio. E noi abbiamo sicuramente insomma, la vicinanza con i lavori degli orti in questo momento, per cui quello che vorremmo tentare di fare è ovviamente dare anche una casa in ospitalità, insomma, laddove in questa fase di transizione
ci sarà bisogno, insomma, immaginiamo ecco questo presidio in questo momento, però anche noi adesso è un po' di mesi che abbiamo iniziato a esserci fisicamente, poi il lockdown ha bloccato anche noi e abbiamo ripreso a settembre, abbiamo la sensazione che, come dire, possiamo apprezzare quello che il lavoro che si sta facendo, abbiamo visto un'evoluzione anche se nei pochi mesi in cui siamo presenti. Ecco, grazie, tutto qui. Grazie mille. Chiedo se vi sono altri. Speravo che intanto appunto le due persone che volevano intervenire, ma vedo che non hanno ancora risolto nessun tipo di problema. Io purtroppo non ho nessuna modalità per... Sento un rumore? No. Purtroppo non ho nessuna modalità per darvi la parola se non questa, quindi o riuscite voi a accedere al microfono, altrimenti io non riesco. Visto che qua qualcuno si sta reinserendo, vediamo. Chiedo sempre se ci sono altri che intendono intervenire. Ingrid Negroni, vedo che si è riconnessa, ma vedo il microfono spento. Penso che sia il computer, secondo me, che è nelle impostazioni. Adesso da qua la faccio fatica, ma può essere che sia quello. Bene, chiedo se vi sono altri. Cesare Patrizia, sempre, non so, aveva chiesto la parola, non so se ha problemi anche lei di microfono. Niente. Allora, intanto chiedo se gli assessori tecnici volevano aggiungere qualcosa rispetto ad alcune cose dette fino ad ora. Magari proviamo a dare qualche risposta. Posso intervenire, Presidente? Certo, prego, prego, signora Geri, prego. Allora, molto velocemente, rispetto ai temi posti dal signor Matteo Pisani, me li sono segnate con molta attenzione, ovviamente come diceva il Presidente, oggi non entravamo nel merito dei temi rispetto alla ciclabile via Pirandello, però farò presente al mio collega Mazzanti, insomma, queste sue osservazioni e queste sue criticità, compreso il tema delle rastrelliere nelle scuole, perché su questo c'è un certo attivismo rinato anche rispetto al tema delle riaperture delle scuole. Molte scuole ci hanno richiesto proprio nella riapertura di settembre, fra i vari lavori di adeguamento che abbiamo fatto all'interno delle scuole, anche di mettere a sistema alcune questioni riguardo l'esterno delle scuole, quindi i giardini e quant'altro, e anche le rastelliere. Quindi la farò presente, magari insomma le chiederei di mandare un'email specifica oppure tramite il quartiere fare presente di a quali scuole si riferisce il signor Pisani. Per quanto riguarda invece le osservazioni della signora Maria Cristina Gnudi, naturalmente c'è la mia collega in Orioli e magari sulle piante, gli alberi, e può dire qualcosa. Rispetto invece all'iter dei lavori e quindi alle informazioni, sono d'accordo con lei, è molto importante farlo. In realtà, come ricordava la consigliera Montera, direi annualmente abbiamo fatto sempre un po' il punto dello stato di avanzamento, ma mi rendo conto che non tutti sanno il lavoro della commissione, quindi noi siamo disponibili anche con un incontro in loco, in quartiere, il presidente lo sa bene, se siamo sollecitati siamo assolutamente a disposizione a fare anche incontri anche tecnici con i capi cantieri per capire un po' l'iter e spiegare bene tutta la tempistica. Assolutamente massima disponibilità. Riguardo alle osservazioni del presidente Spataro, che saluto, riguardo ai negozi Acer. Allora, il presidente Borsari sa bene, a inizio mandato io mi sono occupata di questo, anche perché prima facevo la presidenza di quartiere, quindi il tema dei negozi di vicinato Acer chiusi lo conoscevo molto bene.
E quindi ci siamo attivati da subito. Abbiamo fatto un lavoro intanto di cernita, perché alcuni negozi, come insomma anche Simone Spataro diceva, sono chiusi perché sono in realtà inaffittabili, perché non sono inagibili e quant'altro, e quindi non sono in un elenco di mancate aperture, sono un elenco di luoghi chiusi e murati, e quindi abbiamo fatto una cernita importante per qualche mese e abbiamo condiviso con i quartieri, con i presidenti di quartiere, gli elenchi aggiornati, quindi degli spazi, e insieme al mio collega Lepore abbiamo ragionato su come poterli utilizzare. Intanto Acer ha rifatto finalmente partire anche dei bandi, perché erano bloccati anche i bandi per le messe in locazione di questi affitti e di questi negozi, e qualcosa è stato di nuovo riaffittato. E peraltro abbiamo anche su questo condiviso con Lepore e con i presidenti di quartiere, costruito un modello, un piccolo protocollo, un accordo con Acer e l'amministrazione, secondo cui l'amministrazione individuava, anche con l'aiuto dei quartieri, i luoghi che potevano essere disponibili, richiesti, utili per i lavori di comunità, il lavoro di ricucitura territoriale sul territorio, insomma, luoghi e spazi e immobili, ex negozi non utilizzati, che potevano essere utilizzati tramite convenzioni, bandi e quant'altro dall'amministrazione. Ovviamente parliamo, scusate, di negozi Acer che sono di proprietà Acer, perché parliamo di un'altra proprietà, non sono negozi di proprietà del comune gestiti da Acer, ma sono di proprietà Acer. La stragrande maggioranza dei negozi Acer sono questi. E quindi abbiamo fatto questo accordo di programma, diciamo così, con un elenco di immobili. E ci siamo già mossi in tal senso. Abbiamo poco tempo fa dato le chiavi a un'associazione di volontariato che si occupa di ragazzi autistici, ANCSA, per una sede di una realtà vuota a Borgoreno. Loro faranno un'attività, e Dacia è assolutamente stata disponibile a concedere, anche per nell'ottica di un Acer molto legata e attenta al sociale, anche da concedere questa possibilità. Abbiamo in animo anche di lavorare ancora di più su questo tema. Scusate, vi faccio un riferimento, ecco, è una cosa stiamo ancora lavorando, se ne sta occupando il sociale, questo per darvi anche il senso che ce ne occupiamo veramente in tanti, è un lavoro intersettoriale. Come voi sapete, noi abbiamo anche due empori solidali a Bologna, che sono in sede Acer. E da parte del sociale è arrivata la richiesta di ampliare questi punti non solo di non solo luoghi in cui viene corrisposto, viene scambiato, viene elargito del cibo e generi di prima necessità, ma anche un luogo, insomma, voi capirete, anche di raccordo, di lavoro, insomma, sociale, anche con i cittadini che hanno bisogni molto impellenti e molto importanti e urgenti. E così stiamo facendo, per cui stiamo individuando insieme ad Acer, insieme al sociale, altrettante sedi, almeno una sede per ogni quartiere, che possa diventare un emporio solidale anche quello, e possa essere appunto sede di attività sociale legate, insomma, alle famiglie che hanno particolari bisogni, e quindi un luogo dove non trovare solo il pacco di pasta o il pacco di farina, ma anche qualcuno che ti ascolta e qualcuno che ti può anche aiutare nei bisogni altri. Questo per dire che siamo concordo con Simone Spataro, gli spazi chiusi sono sempre spazi pericolosi e soprattutto inutili, e invece abbiamo bisogno di attivare tutto quello che abbiamo. Concludo rispetto a quello che diceva
Non ricordo, mi pare l'ultimo nostro ospite, forse Marco Sebastiano, no, Marco Sebastiano, insomma, ho perso, scusate il nome, però un nostro ospite. Riguardo al lavoro che si sta mettendo in campo, anche Vittoria Fatato lo diceva, rispetto, insomma, a tutte quelle infrastrutture immateriali. Esattamente quello che ci aspettavamo di fare, nel senso che ovviamente i lavori, veniva detto anche in premessa, del bando periferia, sono lavori che sono stati pensati e messi in campo, decisi e messi in campo su sollecitazione di bisogni ben precisi che provenivano da quel territorio, quindi la necessità di rigenerare, rilanciare, di creare spazi più belli, più vivibili, più funzionali. E abbiamo avuto il finanziamento, abbiamo proceduto con i lavori, stiamo procedendo, li stiamo terminando e li in qualche maniera regaliamo alla città e a quel territorio perché siano usati al meglio. Quindi tutto il protagonismo delle realtà del terzo settore, tutto, insomma, sono le benvenute perché davvero adesso parte il bello, ecco, diciamo adesso la storia per certi versi comincia e siamo certi che avrete tutti, insomma, le capacità e la passione per rilanciare ancora meglio questa zona della città così, così importante. Grazie. Grazie, Assessore Geri. Allora, rispetto alle cose scritte dal blog Pilastro, da Ingrid Negroni, allora, sul tema delle ciclabili, esatto, valeva quello che diceva prima l'assessore Geri, se volete anche mandare una mail al quartiere, al comune, insomma, assolutamente, diciamo, non è argomento odierno, però, insomma, sono sempre segnalazioni che vengono prese in carico. Prima di dare la parola all'assessore Orioli, facevo intervenire per un secondo intervento che ha chiesto Maria Cristina Gnudi, sempre dell'area Ortiva. Breve, prego. Niente, volevo ringraziare. Si sente? Spero di sì. Prego, Volevo prego, ringraziare sì. Vittoria Fatato perché ha messo in campo anche un problema che adesso noi abbiamo, che è quello di non avere una sede, cioè noi non abbiamo gli orti. Ne sappiamo poco e soprattutto come associazione non abbiamo una sede. Stiamo andando, ci stanno ospitando alla casa di quartiere così in modo estemporaneo, ma è chiaro che non avere una sede, non avere un punto di riferimento è abbastanza grave dal nostro punto di vista e volevo appunto sottolineare che diversi ortolani hanno deciso o di prendere orti altrove oppure direttamente di ritirarsi. E questo naturalmente non fa bene alla partecipazione. Basta, solo questo volevo dire. Grazie. Ok, grazie. Allora intanto prego Assessore Orioli. Sì, grazie. Dunque, io in realtà volevo fare un intervento un po' più a carattere generale. Ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto e devo dire che ho avuto la possibilità in questi mesi anche di confrontarmi con i cittadini del Pilastro anche nell'ambito dei laboratori di zona del PUG, del nuovo piano urbanistico generale. Fra l'altro sono in debito di un'intervista che spero sia stata concordata dalla mia segreteria perché vi avevo cercato a fine luglio, ma forse non era più il momento giusto e adesso se volete la possiamo fare per il blog del Pilastro. Ecco, quindi diciamo che volevo mettere un po' in prospettiva le molte cose che abbiamo sentito e anche il contributo fondamentale degli altri colleghi. Oggi c'era qui l'assessora Geri che ci ha puntualmente illustrato sia sul fronte lavori pubblici e bando periferie che sul fronte case pubbliche, negozi ACER, le molte cose che si stanno facendo. Ma in realtà i quartieri complessi, le aree complesse, adesso il quartiere non è il termine giusto, come il Pilastro, richiedono un lavoro molto intrecciato fra presidenza di quartiere, uffici di quartiere e
servizi comunali ed è tutto abbastanza appunto complesso e sovrapposto. Questo perché? Perché se noi vogliamo parlare di rigenerazione urbana, ovviamente abbiamo diversi ambiti di lavoro. Da una parte sicuramente c'è la rigenerazione fisica degli edifici, allora quello che è stato detto ad esempio sui negozi di proprietà Acer va anche in questa direzione, perché ovviamente per riutilizzare i negozi bisogna anche sistemarli, no? E lo stesso si è fatto e si dovrebbe continuare a fare ad esempio sulle case, sulle residenze. C'è un lavoro importante sociale e di comunità che è fatto da tutti voi insieme, oltre che con il comune naturalmente. E poi c'è un lavoro fondamentale, a mio modo di vedere, per un luogo come il Pilastro, che è il lavoro di connessione, di ricucitura con la città. Perché parlare di rigenerazione, se non ci ricolleghiamo alla città, se non ci mettiamo in mente che il Pilastro è un pezzo di Bologna e che devono esistere quotidianamente flussi di persone in entrata e in uscita da questo luogo, naturalmente non c'è intervento che tenga, no? Le persone devono avere la possibilità di muoversi, di raggiungere facilmente luoghi di lavoro, di uscire dal Pilastro e di arrivare al Pilastro con magari la voglia di partecipare a dei progetti, a delle attività, alle cose che lì si fanno. Quindi tutto il lavoro che si è fatto e che si sta completando sul tema delle ciclabili va sicuramente in questa direzione. Un lavoro, un cantiere ancora più importante sarà quello del tram, che rafforza ancora di più questa logica. Abbiamo cercato di spiegarlo anche nelle giornate che abbiamo dedicato al piano urbanistico generale, proprio perché è l'opportunità di riconnettere in maniera non solo sostenibile, ma anche in maniera accessibile a tutti, e con un mezzo che comporta una riqualificazione profonda dello spazio pubblico, di riconnettere il Pilastro agli altri luoghi della città. Questo vuol dire più opportunità, ad esempio, per raggiungere le scuole, i luoghi di vita e di lavoro per le persone che ci abitano, ma vuol dire anche per tutti i bolognesi più possibilità di raggiungere il Pilastro. Ecco, io credo che quindi dobbiamo collocare gli interventi di cui stiamo parlando in uno scenario, in un contesto che è un po' più grande e che naturalmente non si risolve purtroppo in poco tempo, ma ha bisogno di una prospettiva un pochino più lunga. D'altra parte, se parliamo di sostenibilità, sappiamo da tutte le agende internazionali che la prospettiva minima è al 2030, quindi dobbiamo abituarci a ragionare di cose che vanno oltre anche i nostri mandati e la nostra attività, ma che guardano una prospettiva un po' più lunga e un po' più grande. È vero che naturalmente ci sono poi tanti temi irrisolti, tante cose che si possono fare meglio, quindi grazie per tutte le vostre segnalazioni, per quello che ci avete voluto indicare, che guarderemo con attenzione anche sul tema della mobilità, sapendo che le attività che sono state fatte in questi giorni, in questi mesi per ampliare la rete ad esempio delle ciclabili anche con la segnaletica cosiddetta di emergenza, sono attività che poi richiedono una grande collaborazione nell'uso da parte di tutti i cittadini, e quindi c'è un tema di controllo sicuramente che va migliorato. Questo comunque è un tema di cui parleremo con l'assessore Mazzanti. La questione degli alberi negli orti, ebbene, è chiaro che quando si fanno dei progetti si vanno anche purtroppo a volte a demolire e a rimuovere degli alberi. Io penso che bisogna sempre valutare le cose nel loro bilancio complessivo, nel senso che quando è proprio necessario lo si fa, sapendo che abbiamo un regolamento del verde pubblico e privato che comunque impone non solo la ripiantumazione degli alberi abbattuti, ma anche l'aumento della quantità di alberi. Quindi alla fine questo lavoro non sarà un lavoro in perdita dal punto di vista del bilancio arboreo. Ecco, di questo mi sento di confortare tutte le persone che come me peraltro si dispiacciono quando vedono che un albero viene tagliato. Io mi fermo qui, non ho molto da aggiungere se non ringraziarvi, e ma naturalmente dire che ci potremo aggiornare qualora ce ne sarà la necessità, anche perché fra un po' vi devo lasciare perché ho un altro impegno purtroppo, quindi non potrò restare fino alla fine della commissione. Grazie e buona giornata. Grazie assessore. Allora, ok. A questo punto ci possiamo avviare, se non ci sono altri, al presidente Borsari,
Direi che altri interventi di associazioni, associazioni o ospiti non ne abbiamo, quindi darei la parola intanto al presidente Borsari. Prego. Prego. Grazie, mi sentite? Sì. Sì, sì, prego. Mi sentite? Sì, ok. Sì. Allora, intanto grazie mille per gli interventi, penso che sia stato molto utile avere organizzato questa udienza conoscitiva, perché c'è bisogno di parlare del pilastro e c'è bisogno di spiegare anche non solo a chi abita il pilastro, ma alla città, quello che al pilastro sta succedendo da anni, le politiche di riqualificazione urbana che si accompagnano a delle azioni di rigenerazione sociale da anni. E quindi al pilastro c'è ancora molto da fare, ma in questi anni si è lavorato molto, si sta lavorando molto e si sta iniziando a vedere anche dei frutti, perché dopo i ritardi che si sono accumulati, un po' perché il governo non aveva messo più a disposizione i fondi, un po' perché c'è stato il Covid, un po' perché ci sono state tutta una serie di aggravi burocratici, adesso si sta iniziando finalmente a vedere qualche frutto dal punto di vista fisico, anche se dal punto di vista sociale in realtà si sta lavorando da molto tempo in un'ottica di potenziamento di servizi e di miglioramento del coinvolgimento della comunità. Risultati in questi anni ne sono stati ottenuti molti. Per esempio, le associazioni che fanno parte, molte delle associazioni che sono state convocate oggi o che hanno chiesto di partecipare oggi, fanno parte del tavolo di progettazione partecipata, che è uno strumento attraverso il quale il quartiere, in maniera capillare in tutti i rioni del nostro territorio, del nostro quartiere, coinvolge cittadini e associazioni nell'attivazione proprio di progetti e di iniziative per migliorare la coesione sociale, per lavorare su reti di welfare di comunità. È uno strumento molto apprezzato che ha solo il quartiere San Donato San Vitale e che sta lavorando bene e ha prodotto e produce progetti importanti che peraltro vengono finanziati anche con dei fondi, con dei bandi che poi il quartiere mette a disposizione da fondi che arrivano appunto proprio per libere forme associative e per coesione sociale. Passo subito alle criticità che sono state espresse, di cui ringrazio appunto perché tutti gli interventi che aiutano in un'ottica costruttiva, diciamo, a mettere un focus sui temi sono ben accetti. Allora, per quanto riguarda l'intervento di Pisani sulla ciclabile e sulle rastrelliere, con Pisani ci siamo sentiti anche qualche giorno fa, siamo già d'accordo, nel senso che è importante che il tema delle ciclabili venga posto all'attenzione dei tecnici competenti del settore mobilità. Siamo già d'accordo con Pisani che mi manda una mail documentata in modo tale che io la possa far pervenire all'attenzione dell'assessore Mazzanti e dei tecnici, che così possa avere appunto una risposta e possibili eventuali accorgimenti che possano migliorare la fruibilità ciclabile. Vedevo l'assessore Mazzanti connesso, mi pare, all'inizio della riunione, poi non so se abbia seguito o possa intervenire, ma comunque in ogni caso gli verrà messa all'attenzione sicuramente questo tema. Sulle rastrelliere... Non ho sentito una parte di quello che hai detto perché mi hanno chiamato da un'altra parte. Un tema che riguarda le ciclabili. Il signor Pisani, un cittadino che è intervenuto prima, ha posto un tema riguardante come vengono fatte le ciclabili in questo momento al pilastro in via Panzini. Allora io ho detto se questo cittadino ci può cortesemente mandare una segnalazione con anche un paio di foto documentata, dopo io la metto alla tua attenzione, vediamo di esaminare la questione e di rispondere. Quindi questo dicevo, e poi se del caso anche possiamo organizzare un sopralluogo con i tuoi tecnici, andare a vedere, insomma. E quindi dicevo, non so se tu hai seguito prima la discussione o questo tipo di segnalazione, se volevi dire qualcosa integrando, oppure se appunto riceviamo la mail del cittadino e poi dopo ne parliamo e vediamo come affrontare la cosa. Ecco, questo stavo dicendo, per quello che ti ho citato. Detto questo, sul tema delle rastrelliere, ne avevo parlato già col signor Pisani qualche giorno fa,
ma lo condivido con tutti perché è un'informazione che mi è arrivata da un dirigente del settore mobilità di cui ho parlato proprio del tema rastrelliere qualche giorno fa. Anche qui, se l'assessore ha qualche informazione utile che mi interrompa o mi integri, però da quello che so io, da quello che mi è stato detto dall'ingegner Sgubbi della mobilità, le rastrelliere sono state individuate dal comune di Bologna, è stato individuato un modello che al momento, visto che dovrà essere posizionato in tutto il territorio comunale, centro storico compreso, sono al vaglio anche della sovrintendenza, quindi si stava aspettando il parere della sovrintendenza. Questa è l'informazione che mi aveva dato Sgubbi, parlo la scorsa settimana, venerdì scorso, e quindi una volta che la sovrintendenza darà l'ok, dopo potranno essere posizionate le nuove rastrelliere e nei punti che sono stati segnalati da tempo ai quartieri, anche non solo ai quartieri, anche ovviamente al settore competente, ma ai quartieri abbiamo ricevuto da tempo la segnalazione delle scuole Saffi e Romagnoli. Quindi rispondo io alla domanda di chi chiedeva quali scuole erano: sono Saffi e Romagnoli, abbiamo da tempo presente questa segnalazione, quindi appena le rastrelliere verranno rese disponibili da parte del settore mobilità, chiaramente sarà nostra cura fare in modo che vengano posizionate laddove i cittadini ce le hanno chieste. Ecco, questa è l'informazione che ho avuto qualche giorno fa dal settore. Tema orti, intanto ne approfitto per fare gli auguri di buon lavoro alla neoeletta presidente dell'associazione Area Ortiva, Gnudi, perché è stata eletta, mi pare, una settimana fa, due settimane fa, quindi insomma è fresca fresca, quindi insomma tanti auguri a lei, al direttivo nuovo dell'associazione, associazione con cui abbiamo lavorato sempre a stretto contatto. Quindi adesso immagino che anche la presidente nuova non abbia ancora alcune informazioni complete, però Vittoria Fatato lo potrà confermare che la sede provvisoria dell'associazione dell'area ortiva di Via Salgari è stata proprio concordata con il precedente direttivo dell'associazione dell'area ortiva e con la stessa casa di quartiere Pilastro, perché in previsione, diciamo, della sede definitiva che verrà realizzata a breve presso l'area ortiva, ci sia un punto d'appoggio comodo per i cittadini e comodo per gli stessi ortisti, attaccato, diciamo, all'area ortiva, che è quindi rappresentato dalla casa di quartiere. Quindi al momento, su espressa richiesta del precedente direttivo e quindi con l'accordo, diciamo, di tutte le parti, si è deciso di spostare la sede provvisoria lì. Poi, se il nuovo direttivo vuole aprire un altro tipo di discussione su questo, la sede giusta per farlo è il quartiere, quindi quando, se c'è bisogno di riparlarne, se ne riparla. Quella è la soluzione che ci è stata chiesta, diciamo, quindi ci è stata proposta come più funzionale e più diciamo utile e agevolmente raggiungibile. Quindi ripeto, nessun problema a riparlarne, ma tengo a sottolineare che non è stato un arbitrio di nessuno, bensì è stato proprio un frutto di un accordo espresso tra le parti, quindi peraltro richiesto dalla stessa associazione. Quindi detto questo, poi chiaramente alla Presidente manca qualche passaggio, quindi ci può stare, insomma, che essendo nuova magari certe cose non siano ancora del tutto presenti, ma chiaramente, ecco, noi come quartiere siamo disponibilissimi a riaprire il discorso e a l'interlocuzione con l'associazione Area Ortiva è continua, e quindi l'associazione sa molto bene che attraverso l'ufficio orti del quartiere, attraverso il sottoscritto, c'è un canale di comunicazione aperto sempre, e quindi siamo sempre disponibili al confronto. Peraltro, per quanto riguarda l'informazione sui lavori, anche questa è stata assicurata, e ho documentazione che lo comprova, peraltro, insomma, è stata assicurata in tempi sempre tempestivi e continuativamente dal direttore dei lavori, che è la geometra Roberta Lotti. L'architetto, l'ingegner Faustini lo saprà, architetto, non mi ricordo, perché poi ci si offende se si dà degli ingegneri gli architetti, viceversa, quindi insomma comunque la Faustini sa, può confermarlo assolutamente, che la geometra Lotti, direttrice dei lavori, è sempre stata in contatto e continua ad essere in contatto con l'associazione dell'area ortiva, lei e l'architetto Muzzi, con cui peraltro facemmo un incontro
alla fine di luglio, a cui partecipò una rappresentanza dell'allora direttivo dell'associazione area ortiva, quindi sull'area ortiva di Via Salgari, che peraltro è stata progettata insieme ai cittadini nel corso di varie assemblee. Abbiamo fatto varie assemblee informative, l'ultima peraltro a ridosso del lockdown, quindi l'avevamo fatta mi pare in febbraio se non sbaglio, dove erano presenti molti cittadini, poi c'è stato il tema della chiusura generale di tutto, ma l'informazione non è mai mancata, perché il nostro riferimento istituzionale è il presidente, la presidente dell'associazione area ortiva. Poi l'associazione area ortiva ha chiaramente il compito di diffondere le informazioni agli ortisti, e in più appunto c'è sempre stata e ci sarà sempre la massima disponibilità del quartiere, e questo tutti i membri dell'associazione area ortiva possono confermarlo, a vedersi anche diciamo in assemblee pubbliche un po' più ampie, chiaramente ripeto ultimamente non è stato possibile per ragioni che sappiamo, in assemblee un po' più ampie anche con i tecnici per dare informazioni ulteriori. Quindi adesso assemblee pubbliche non è che ne possiamo fare ogni 2 settimane, ma l'informazione è stata garantita e continua ad essere garantita sempre. Quindi infatti vedo appunto il messaggio di Faustini, quindi Lotti e Muzzi sono sempre in contatto sia col quartiere che con la nuova rappresentanza dell'associazione area ortiva. Se per qualche ragione in questa settimana, in questi 10 giorni in cui la presidente nuova è arrivata, non sono arrivate delle comunicazioni, lo dica in modo tale che così poi dopo possiamo anche fare in modo che vengano girati gli indirizzi giusti e le mail giuste in questa fase di passaggio di consegne. Poi per quanto riguarda gli alberi oltre a quello che ha già detto la vice sindaca, aggiungo anche che sono arrivate giuste segnalazioni appunto sul tema dell'abbattimento degli alberi nel giardino Mitilini Moneta Stefanini per far posto diciamo alla caserma dei carabinieri. Il quartiere già da tempo ha anche chiesto al settore ambiente se si può assicurare comunque una ripiantumazione di alcune essenze di alcuni alberi. Ci è stato assicurato che questo avverrà, e quindi insomma siamo assolutamente fiduciosi che ci sia un'opera di ripiantumazione come è stato chiesto da quartiere e cittadini. Quindi da questo punto di vista non ho particolari preoccupazioni, perché la sensibilità dell'amministrazione comunale sul tema della tutela e dell'implementazione del patrimonio arboreo è chiaramente cosa nota. Per quanto riguarda il tema dell'attivazione sociale, nuovi diciamo fasce di popolazione che possano essere attivate e anche negozi sfitti, beh, questo è importante dire alcune informazioni magari per completare un po' quello che è stato detto all'inizio. Allora, negozi sfitti, partiamo da qua. Oltre a quello che diceva l'assessora Geri, rispetto all'accordo che era stato fatto con l'ACER e col Comune appunto per rendere disponibili per libere forme associative diciamo alcuni negozi del pilastro, il quartiere ha fatto la sua parte, nel senso che ha a seguito di questo accordo emanato un bando per appunto l'utilizzo di questi spazi. Gli spazi erano vari, il bando è andato deserto tranne in un'occasione in cui si è presentata l'associazione Algofrane, che ha appunto vinto questo bando e sta occupando gli spazi di via Natali, presto inaugurerà la propria attività, stanno ristrutturando a loro spese gli spazi, e quindi ci sarà anche un'inaugurazione da parte di insomma, in questa attività associativa di un'associazione storica di persone di origine straniera che sono adesso cittadini italiani del Pilastro, immagino che sia conosciuta da tutte le associazioni che sono presenti oggi all'udienza conoscitiva, e quindi insomma ci sarà anche questo importante diciamo risultato. In più il quartiere 3 anni fa ha sempre uno spazio sfitto del Pilastro, ha inaugurato il centro di aggregazione giovanile in movimento in via Deledda, che è particolarmente apprezzato perché poi tra l'altro è un punto di riferimento importante per i ragazzi in una zona che è particolarmente delicata come sappiamo, quindi
su cui non solo serve un'importante azione di rigenerazione sociale, ma chiaramente serve anche l'attenzione di tutte le istituzioni, insomma, su questo tipo di politiche. Comunque, appunto, il centro di aggregazione giovanile lavora a pieno regime, è molto apprezzato, quindi è un altro punto che abbiamo messo a sistema, diciamo, nell'occupazione di spazi sfitti. Quelli che sono rimasti, noi, come forse alcuni non lo sanno, ma in parte alcuni interlocutori lo sanno già, abbiamo già messi a disposizione, abbiamo già chiesto all'assessore Lepore e al comune di Bologna, insomma, di implementare un progetto, come è stato fatto un po' per la barca, quindi la massima disponibilità del quartiere a lavorarci. Stiamo semplicemente aspettando che il comune ci faccia una proposta, quindi insomma noi siamo assolutamente felici, ed è quello che abbiamo chiesto, che gli spazi sfitti, che sono rimasti sfitti del pilastro a seguito dei bandi che sono stati fatti, dei tentativi che sono stati fatti, vengano inseriti all'interno di un progetto più cittadino e più complessivo, per insediare delle ulteriori funzioni, delle ulteriori attività, delle ulteriori energie progettuali che vanno ad arricchire un tessuto associativo già molto vivo, molto attivo e molto collaborativo al pilastro. Quindi insomma noi la disponibilità l'abbiamo, aspettiamo appunto proposte in questo senso da parte del comune, siamo pronti a lavorarci e a fare la nostra parte come sempre. Detto questo, a proposito di questo, ecco, ci aspettiamo anche ci sia un maggiore investimento da parte del comune anche sul tema della politica culturale, perché per esempio qui al pilastro sono stati fatti importanti attività dal punto di vista culturale. Quest'estate anche sono state fatte rassegne importanti, mi riferisco per esempio a quella della fattoria, poi abbiamo appunto una centralità importante che è rappresentata dal DOM, però abbiamo anche un luogo che è l'Arena Pasolini, che è a mio avviso uno dei luoghi che ha più alte potenzialità dal punto di vista delle aree cosiddette lontane dal centro, perché il termine periferia mi piace meno. Insomma, comunque è un luogo che può diventare davvero una centralità culturale importante. Ecco, ci auspichiamo che il comune investa sempre di più da questo punto di vista anche nella valorizzazione dell'Arena Pasolini, perché quest'anno è stato fatto solo un un'iniziativa. Insomma, l'auspicio è che si investa ancora di più nella valorizzazione di questo luogo, che è stato realizzato per il 2016 e quindi va valorizzato e va il più possibile, insomma, anche promosso come centralità culturale, come luogo che possa ospitare delle rassegne e degli interventi culturali di grande eccellenza. Per quanto riguarda altre domande che sono state poste, poi tra l'altro sempre per quanto riguarda, diciamo, il tema del coinvolgimento di maggiori fasce di popolazione nelle attività e nei progetti, il percorso delle case di quartiere è nato proprio per questo. Tanto è vero che il quartiere ha voluto, perché è stata una scelta del quartiere che rivendico con orgoglio, aumentare la dotazione di case di quartiere sul territorio, quindi non soltanto la casa di quartiere Pilastro, che è stata messa a bando e appunto adesso siamo in procinto di siglare le convenzioni, ma anche la casa di quartiere Arboreto, perché su quello, e quindi valorizzando un altro punto di riferimento importante, che è un giardino di grande pregio, un parco di grande pregio, come conosciamo bene, l'Arboreto, e su quello è utile appunto in entrambi i lati del quartiere, proprio per avere una maggiore capillarità dell'azione sul territorio, insediare case di quartiere. Quindi credo che sia una scelta importante. Adesso parte la sfida più importante, che le condizioni le abbiamo create. Si deve firmare la convenzione, dopodiché possiamo partire con le progettazioni. Detto questo, stiamo lavorando anche per migliorare gli investimenti sul poliambulatorio del Pilastro, perché anche sul poliambulatorio del Pilastro siamo in contatto con l'azienda USL, e sull'azienda USL appunto ci è stato detto che verranno svolti alcuni interventi di miglioramento della funzionalità
e del miglioramento dei servizi, e quindi anche il poliambulatorio del Pilastro sarà oggetto di potenziamento dal punto di vista sanitario e continuerà ad essere un punto di riferimento per quanto riguarda l'integrazione socio-sanitaria, quindi servizi sociali, servizi educativi e appunto azienda USL, così come è notizia di qualche settimana fa, il centro commerciale Pilastro, insomma, ha deliberato, il consorzio che è proprietario del centro commerciale Pilastro, ha deliberato appunto il suo assenso a partecipare ad un progetto che viene finanziato da fondi europei per la riqualificazione, quindi anche sotto questo punto di vista un altro punto di servizi a cui il comune partecipa, perché una parte, diciamo, è anche proprietà comunale, non la maggior parte, ma una parte, la parte di sopra, e quindi sarà oggetto di ulteriori interventi di riqualificazione. Quindi io credo che sul Pilastro ci sia davvero molto da raccontare, moltissimo. Chiedo scusa se sono stato un po' lungo, ma ci tenevo ad offrire un quadro il più possibile dettagliato, soprattutto partendo anche dalle osservazioni che sono state svolte. Leggo il commento anche della Presidente Gnudi, ripeto, ecco, noi come quartiere, come ho scritto anche nel messaggio di auguri di buon lavoro qualche giorno fa, siamo sempre disponibili ad incontrarci. Noi, il nostro ufficio Orti, quindi vediamoci quando volete, perché migliorare la comunicazione è sempre importante. La comunicazione con il precedente direttivo è sempre stata diciamo serrata, cioè sempre, quindi è stata continuativa, quindi ripeto, noi ci siamo, e perché è la nostra funzione, quindi vediamoci, incontriamoci, per ogni problema fateci sapere, oltre che chiaramente risolvere i problemi insieme, è importante che ognuno faccia la propria parte e ci sia una collaborazione istituzionale che al Pilastro, devo dire, c'è sempre stata, c'è, e credo che sia la grande forza di un territorio come il Pilastro, perché da sempre c'è una relazione importante tra cittadini e associazioni. In quest'ottica va valorizzata e va implementata sempre di più. Ho concluso, grazie. Grazie Presidente, anche per l'ampio intervento su vari temi. A questo punto io andrei verso le conclusioni, visto che non ci sono altri interventi, e darei la parola alla consigliera Montera. Ecco Presidente, grazie a tutti gli intervenuti e le intervenute, perché comunque, a prescindere dalla timidezza iniziale, dalle difficoltà di collegamento di alcuni dei nostri ospiti, la discussione è stata ugualmente interessante e non si è concentrata in specifico sull'oggetto di questa udienza conoscitiva, che era proprio lo stato dei lavori sulla base del bando periferie nell'area del quartiere Pilastro. Però è evidente che la roadmap che ci ha consegnato l'architetta Faustini, l'ingegnera Faustini, e anche la consueta disponibilità delle assessore Geri e della vice sindaca Orioli hanno indubbiamente fornito un quadro soddisfacente. E da questo punto di vista anch'io sono contenta che abbiamo potuto mettere mano a un'ipotesi di fine lavori che non è di là da venire chissà quando, ma che è appunto l'estate prossima, di fatto, più o meno come tempi. E questo è, credo, un elemento importante. Il Presidente Borsari è intervenuto e ha spaziato moltissimo, perché partendo da una richiesta importante, che era quella di sistemare la pista ciclabile in un contesto in cui se c'è il rischio della sicurezza dei bambini, dei ragazzi che vanno in bicicletta a scuola, è chiaro che quello diventa comunque una priorità, per cui anche lì io sono fiduciosa che l'assessore Mazzanti, che è sempre molto attivo e molto in pista, come si dice, possa immediatamente verificare e valutarne eventualmente il miglioramento, no? Per questioni di sicurezza che diciamo sono alla base, credo, di una responsabilità dell'amministrazione comunale. Dopodiché, dicevo,
ci sono stati alcuni interventi, a partire dalla neopresidente degli orti di Via Salgari, che anch'io saluto e che sì, non ho avuto modo di conoscere ancora, ma insomma l'occasione si presenterà presto. Lei poneva un problema che era quello di far sì che un po' tutti gli ortolani e tutti potessero essere messi a conoscenza anche, diciamo, dello step by step dei lavori. Ma questo io lo comprendo, perché al netto di quello che dice il presidente Borsari, che certamente il quartiere è sempre lì, che fa tutto quello che deve fare, che è senz'altro il luogo, senza dubbio, per eccellenza della partecipazione attiva dei cittadini del territorio, è anche vero, sarà perché io ho quella sensibilità antica che riguarda il mondo, diciamo, agricolo. Qui siamo di fronte a una cultura analoga, cioè l'ortolano vorrebbe capire meglio nel dettaglio cosa succede. Quindi in questo senso la disponibilità dell'assessora Geri mi è sembrata, come sempre, molto puntuale e interessante, per cui se ed in quanto si riuscirà a fare un appuntamento di questo tipo, io sarei molto contenta di partecipare, ma sarei anche contenta di sollecitarlo. Fatta questo ragionamento, a parte, ripeto, le piste ciclabili, il resto appartiene a una sfera di attività ampia che è legata al valore della partecipazione nella città. La partecipazione non, e questo è il mio punto di vista, colgo l'occasione per dirlo in questo contesto, non si esaurisce nella relazione con le istituzioni. Non è mai stato così. E per fortuna non è così, perché altrimenti il ricco mondo associativo che Bologna ha e che comunque esiste anche al Pilastro, diciamo così, finirebbe di avere la sua funzione se in un'interlocuzione diretta fra il singolo amministratore e il singolo presidente d'associazione si riuscisse a esaurire il campo del bisogno di domanda di partecipazione sociale e di interrelazione fra i cittadini e le associazioni dei vari territori. Parliamo di periferie, dove questo certamente è ancora più importante. Io sono fiduciosa, ad esempio, questo nessuno lo ha citato, ma perché l'argomento evidentemente non era focalizzato su questo, per esempio, che la caserma dei Carabinieri potrà diventare un elemento e un presidio del territorio fondamentale per un controllo sociale che non avviene soltanto con le forze dell'ordine, questo è poco ma sicuro, ma che avviene anche con la presenza delle forze dell'ordine, rispetto a alcune problematiche che il Pilastro aveva in maniera più marcata parecchio tempo fa e su cui oggi si continua magari a costruire, diciamo, un immaginario per cui lì c'è l'insicurezza, no? Mentre altrove, per dire, c'è, come dire, la vita serena ed equilibrata, sociale, felice, in armonia. Ecco, cosa che sappiamo bene che non è, perché sappiamo bene che purtroppo una serie di problematiche che non appartengono certamente alla responsabilità degli amministratori locali, ma che appartengono a una rete ampia di diciamo attività illegale, pensiamo ai pusher in giro in alcune aree del centro storico della città, ma non voglio addentrarmi, è per dire che comunque la caserma Carabinieri è uno di quegli interventi che io credo tutti auspichiamo si risolva e si faccia in fretta. Porto un esempio per tutti, per dire che comunque ha un significato, un presidio di forze dell'ordine. Un esempio storico può essere quello del Bologna 2, del Residence di Caldera di Reno, che io ho ben conosciuto avendo fatto l'amministratrice negli anni 90 e i primi del 2000 in quel territorio. Cioè, qua, da quando comunque il corpo di polizia locale si è trasferito là, una serie di regole di convivenza e di rispetto quantomeno della convivenza anche in quel contenitore sono stati davvero risolti, o comunque se non risolti hanno dato un contributo straordinario per poter ristabilire regole di convivenza meno, come posso dire, meno a rischio di conflittualità sociale e di problematiche di sicurezza e di legalità. Ecco, quindi concludo dicendo che una serie di altre cose che riguardano i progetti culturali che sicuramente quel territorio merita di vedere finanziato in maniera più consistente, fa parte, diciamo, di un'altra sfera su cui, come dire, i consiglieri comunali sono disponibili, perché tornando al discorso di prima, abbiamo per fortuna nei nostri organismi democratici abbiamo una filiera, no? Abbiamo il quartiere, abbiamo il consiglio comunale e abbiamo la giunta. Tutto questo
deve interagire, ma non deve interagire in maniera, diciamo, in competizione l'uno con l'altro, che sarebbe un delirio, ma deve diventare un elemento che qualifica la possibilità di migliorare la qualità della vita dei cittadini, che è quello per cui noi poi siamo qui, siamo ognuno nel proprio ruolo istituzionale. Io direi che è stata una bella iniziativa. Mi piace concludere dicendo che 18 milioni di euro del bando delle periferie che il Comune è riuscito a conquistare con i progetti di cui abbiamo parlato oggi non sono un fatto banale, sono un fatto straordinario, e io sono anche convinta che il movimento associativo abbia bisogno comunque di una sua rivitalizzazione. Le forme si troveranno adesso, appunto. Speriamo che questi interventi favoriscano anche una maggiore spinta perché le associazioni si propongano in maniera attiva e proattiva verso le istituzioni. Grazie, grazie a tutti. Grazie consigliera, ringrazio quindi gli assessori Rioli, Valentino Rioli e Virginia Geri, i tecnici, il presidente Borsari, tutti gli intervenuti, gli ospiti che sono stati presenti e o che sono intervenuti durante il dibattito, e chiudo i lavori della commissione odierna alle ore 10:45. Un saluto a tutti e a tutte. Un saluto a tutti e a tutte. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie.